Un sogno da Lodigiano, Codogno. Temo di fare le gaffe. 1964. Uh-huh. Per me è boccina, perché ho questo ricordo dei colleghi tipo Enrico Curro e molti altri. Poi anche Alessandro Bocci, che viene chiamato così. Boccina, ormai anche se ci arrivo con 80 anni mi chiameranno così, se ci arrivo. Diciamo gli anni... Classe 64. Ho imparato livornese, straordinario. Ah, beh. Quartiere? Centro. Tifosa del Livorno? Sì, per ovviamente. Forza. Mi verrebbe da scherzare, comunista o...? Ovviamente. Anche se non si usa più, diciamo il PD. Carlo, io sono un esegeta dei giornalisti, ma a parte che tanti rifiutano questa, ma non tantissime coppie di professionisti dello sport. Carlo adesso è a Repubblica, sì. Quale parte però? Purtroppo il capo della cronaca, il capo della redazione. Il giornalista serio. Purtroppo, di famiglia, nel senso che tutta la bellezza del... Ma internet o cartaceo? No, tutto. Della cronaca milanese. E quindi sport basta. No, sport facciamo le pagine e quindi... Poco, Massimo Pisa Basket. Massimo Pisa Basket, adesso cominceremo a riprendere a fare il calcio, visto che il giornale a parte nazionale un po' sempre meno. E poi io mi sono divertito con la Next Gen di tennis quando hanno fatto il torneo a novembre. E lì il duello è con Filippo Grassia. Filippo è un grande tennista. Nostalgia di libertà? Beh, mantengo, con loro sono sempre in contatto, sono sempre amici, sono il direttore adesso. Ti ricordi, Stefano, eravamo insieme, siamo stati assunti insieme, abbiamo fatto un bel percorso insieme. Ed era il? 85. 85 poi 86 ci hanno regolarizzati tutti e due. Lui è più vecchio, però eravamo entrati insieme perché avevamo seguito il calcio dilettantistico uguale. Lui faceva con Piacenza e io facevo con noi. Ah, fantastico. E invece sposati da? Sposati dal 2015. Ah, però abbiamo fidanzati da? 2004. Sì. Abbiamo aspettato Expo perché... volevamo il permesso di Beppe Sala, quindi non è stato Beh, ma la storia... Quindi vi conoscete nel 2003? Tre. Fine 2003. Quando Carlo era ancora a Piacenza? No. Io già venivo... Ho fatto 3 anni e mezzo a Roma e poi sono venuto a Milano. E poco dopo che ero a Milano ci siamo conosciuti e poi, per fortuna mia, siamo arrivati. Una parte di avventura professionale parallela nel gruppo Finegil, no? No, no, perché non vi siete incrociati. Allora non era ancora Finegil. Esatto. E lei era Tireno. Tanti anni fa. Quindi no, non abbiamo niente di... Non ci siamo incrociati.